Buongiorno da Marica Manna e Azzurra Trani. Oggi ospite di Unisound e dell'Università di Salerno Alessandro Ticozzi, scrittore e saggista. Alessandro nasce a Venezia nel 1984, nel 2007 si è laureato al DAMS dell'Università di Padova e è stato saggista presso la casa di produzione cinematografica e televisiva Ciak 2000 e contemporaneamente ha cominciato a collaborare con alcuni portali, tra cui Spettacoli News e Quarto Potere. E parliamo adesso della sua opera più recente, Le brave ragazze vanno in paradiso, noi vogliamo andare dappertutto. Un libro che parla delle donne che vogliono entrare nel mondo dello spettacolo, che sono pronte a tutto per raggiungere il loro obiettivo, ma in realtà diciamo, dentro di sé nascondono la ricerca di se stesse. Ecco Alessandro, all'inizio del tuo libro, nell'introduzione, nelle prime righe, tu dici di voler, diciamo, scrivere magari in un libro futuro, raccontare il mondo accademico visto dagli occhi degli studenti. Ci stai già pensando? Ci vuoi svelare qualcosa? Sì, ma ancora tutto molto in fase embrionale, quindi sono in fase di trattativa, ecco, quindi preferisco non parlarne, ecco. In questo libro hai raccolto storie di ragazze affascinate e talvolta soggiogate dalle luci della ribalta. Quanto queste storie sono reali? Beh, sono racconti fatti in prima persona da queste ragazze che ho intervistato, quindi sono reali, a meno che non mi abbiano mentito, ma non credo, insomma. E sono contento di aver scoperto però la parte migliore di questo ambiente, cioè ragazze che si danno da fare in tutti i modi, che si sostengono anche con 1000 lavori alternativi pur di portare avanti la loro passione per lo spettacolo e che non cedono alle lusinghe di facili compromessi. Tu alla fine di questo libro fai anche un'intervista, una breve intervista alla Melita Toniolo. Perché questa scelta? Perché è l'unica che mi ha cagato, detta proprio schiettamente. Sinceramente, Ma comunque è stata molto disponibile nei miei confronti. Abbiamo fatto questa intervista via mail, insomma, sulla sua carriera, dal suo privilegiato punto di vista, insomma, ha fatto il punto della situazione, insomma, niente, sono contento di essere riuscito a intervistarla, ecco. Un libro inchiesta, quindi, che trae ancora una volta ispirazione dal DAMS, facoltà che ha formato personalmente e professionalmente il nostro ospite. Ringraziamo Alessandro Ticozzi, un saluto da Marica Manna e Azzurra Trani.